Ecco, finalmente l'ultimo video sul limone, riguardando i capelli che cadono, riguardando chi perde i capelli. Questo la chiamo la formula per rinvigorare i capelli. Non utilizzo molto il termine fare crescere i capelli, non utilizzo non utilizzo il termine la cura per la perdita dei capelli perché ci sono troppi fattori che subentrano, ma chiamerò questa semplice formula naturale rinvigorare i capelli, rinvigorare cuoio capelluto. In che cosa consiste? Tra parentesi, lo sapete che tutte le cose naturali sono lente, ma a lungo andare con ripetizione e consistenza riesce a trovare un'uscita, riesce a ottenere un risultato visibile. Ok, in che cosa consiste questa piccola formula? Tu prendi i limoni, mischi con l'olio di cocco. Ti consiglio l'olio di cocco perché l'olio di cocco ha delle proprietà, uno, stimolante, ha delle proprietà antinfiammatorio, fa sì che se mischi il tuo limone, ripeto, non il succo di limone comprato al supermercato, il limone naturale premuto, mischi in una ciotola con l'olio di cocco, massaggi bene il tuo cuoio capelluto, perché tutto è nel massaggio. Il massaggio stimola la circolazione, fa sì che il follicolo che è nello stato dormente, si sveglia. Massaggi 15 minuti, massaggi bene il tuo cuoio capelluto. Ti potresti aiutare di questa tipologia di bottiglia con la forma dello spray oppure la bottiglia con la forma dell'erogatore, con il beccuccio. Unge abbondantemente il cuoio capelluto con una sana pazienza, perché ci vuole. Massaggi, massaggi bene, bene, bene il tuo cuoio capelluto. Dopodiché lascia a riposo 30 un'oretta. Dopodiché fai il tuo shampoo normalmente. E questo sì lo fai una volta a settimana. Noterai dopo un po' di tempo che stai stimolando il tuo cuoio capelluto e vedrai il cambiamento. Ma attenzione, non puoi fare queste cose e nello stesso tempo tingere in un modo sbagliato, fare le cose da te, fare le cose chimiche da te, poi piastrare i capelli 2 o 3 volte al giorno. No, sono delle soluzioni naturali che quando decidi di farli, devi seguirli in modo da donare al capello un modo di risvegliarsi. Cioè, sì, ascoltando questi video, ripeto, sono educativi. Ti aiutano a fare delle piccole cose che normalmente, se hai la pigrizia di fare, delle piccole cose che magari non sai che sono facili, non ti costano un soldo, che fai? Ma se poi convinci te stessa di scegliere questa strada, perché io sono tricologa, certificata professionista di capelli, il mio scopo è di aiutarti a portare il tuo capello in uno stato di salute. Perciò se poi decidi di seguire questa routine, devi lasciare certe altre cose in modo da vedere i risultati alla fine, ok?